che io non lo vedo. Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici, la mia voce si sentirà arrivare da lontano perché oggi la Sara, guarda un po' più verso il basso, mi sta provando il visore VR. Wow! E con un gioco che si chiama Moss o Moss qualcosa, perché adesso siamo dentro, non ricordo il titolo, lo vedrete quando salveremo il filmato, lo caricheremo. Il visore non mi sembra altro, di essere tipo in una chiesa. Esatto, che fa rivedere come se fosse realtà quello che in realtà non è. Ora io non so che cosa tu debba fare, prova a guardare verso il basso. Ecco, c'è una sfera, punta su quella sfera lì. No, sei tu la sfera. Ok, con questa, sono io. Tieni il controller. Col controller punti sul libro, schiaccia la X forse e apri la pagina. Tieni premuto sul libro. Vediamo se c'è. Perché è un gioco nuovo anche per noi. Vediamo un attimo. Con questo controlliamo. Intanto guarda il libro più in basso. Il libro è questo qui. Eccola qui. Okay. Abbiamo aperto la pagina. Ora guarda la farfalla. Devi tenere premuto R2 se non sbaglio per fare azione. Ma non so qual è R2. R2 è quello sotto lì, più in basso, quello lì, se non sbaglio. Eccola lì. Con questa giri la pagina, tieni premuto e gira la pagina. Esatto. Abbassa un po' la vista, guarda un po' più in basso perché noi non vediamo poco. Ecco, questo è un paese, qui ti sta raccontando la storia di quello che dovrei fare. Ti sta raccontando. Puoi girare la pagina? Sì, perfetto. E qui ancora, per il sottopino e delle sue avventure. Io ho provato la demo tempo fa. Come ti sembra? Carino. Tieni premuto R2, gira pagina. Ne proviamo un pezzettino, poi vediamo. Vai, se puoi girare pagina perché lei parla. Meanwhile, si potrebbe usare anche Move, ma questo lo vedi come un libro comunque, perché io non ho la visione che è qui. Tieni premuto e ancora. Eccoci qua, e adesso entreremo dentro l'avventura. Dacci un po' il tuo giudizio di quello che vedi, abbassa un po' l'inquadratura, tutto bianco, vediamo. Anche tu? Sì. Ma? Ma ogni tanto ma vedo... Ma adesso? Dove sei? Ma sono un topolino! No, no, il topolino arriva, tu sei in un bosco adesso. Sono piccolina. Muoviti però lentamente perché vediamo i movimenti molto veloci. E non so come andare avanti. Guardati che sei di rumore. Da dove arrivo? Eccolo lì. Prova a muoverti, ferma. Eccolo lì il topolino, lo vedi? Quill was out adventuring beyond the edge of the clearing. Dusk was creeping in. Che carino. Dammi un attimo, provo un secondo la cosa lì. Come lo guardalo bene, un po' più in basso. Guardate che carino. È bellissimo. Ora noi credo dobbiamo cominciare poi a guidarlo, a comandarlo in questa avventura. Oh oh. Il picciolo volante. Un po' più in basso, guardalo. Muovi più velocemente noi rischiamo di svenire per la velocità, perché tu hai una visione naturale di quello che vedi e perché è tutto reale, per noi è solo quello che c'è sullo schermo. Dov'è che qui si vede? No, perché c'era qualcosa che brillava, c'è qualcosa che la brilla. Guardate, il visore è quello appunto di rendere, ma come faccio a seguirlo? Abbassa lo sguardo, adesso dovrebbe partire, questo è il tutorial, quindi ci fa vedere un attimo quello che c'è da fare. Si è spaventato di qualcosa. She was not exactly sure what she roused. Oh no, sì, but she felt no danger from the being silently peering down at her. Prova a prenderlo con sempre col visore. Prova. Tieni premuto. Che cosa? Had to hurry. No, non the village gates would soon close. Prova adesso. And night would follow. Ecco, adesso lo comandi con questo. No, devi non dire di no, torna indietro. A destra, torna indietro ancora. Non riesco. Aspetta, vediamo se c'è. Cioè, arrampicati, la X arrampicati, ma tu seguilo con lo sguardo, che lo facciamo andare insieme. Tieni sempre lo sguardo un po' più in basso di quello che pensi. Ecco, così è perfetto. E adesso siamo in un altro ambiente. Ok. Dove siamo? Cerca il topino. Eccolo lì. Ok.
Faccio io. Ciao Topino! Allora, io credo che... Sali! Come devi vorrei! Devi inserire il controller davanti, dentro... Ok. Ok. Prova con la R2. Allora, mi sa che... Dai, vediamo se riusciamo... Ma non mi fa vedere il mio controller! Topolino, come vorrei prenderti in ecco, braccio e farti per salire! Dobbiamo entrare questa scatola. E adesso... Guarda, Pino. Se n'è andato. Guarda in basso. Ah, ecco per che cosa serviva. Guarda a sinistra. Adesso il topino può salire di qui, no? Allora, il topino deve fare il giro. Arrivare di qui. Vieni fin qua, basta lo sguardo. Cadere. Mannaggia, lui deve fare il giro. Allora, aspetta un attimo, vedi, su quel ponte lui deve saltare. Ferma, un pelino più in basso. Eccoci qua, adesso lui sale su questa. Ciao! Ora allontanati un attimino, per favore, che sennò non vediamo niente. Saliamo di qui. Mi sono avvicinata per vederlo meglio. E adesso passiamo a carino! In pratica è un po' interattivo, dobbiamo guidarlo. Cerchiamo il topino. Eccolo. Allora, dove andiamo con questo topastro? Tu non lo vedi, eccolo lì. Abbassa lo sguardo. No, quella è l'ombra del topino. È più in basso, abbassa lo sguardo. Guarda più in basso. È bloccato sotto lì, eccolo lì. Quindi come si fa a salire? Ho capito. Io ho capito. Prova. Non ci si può arrampicare, no, no, aspetta. Lascia me, abbassa un po' lo sguardo. Forse devi salire su quelle tre rocce. Abbassa un po' lo sguardo. Ok, ferma. Night, her uncle often warned, was when danger was most present. But Quill preferred the stories of the magical creatures that woke to protect the forest. Arrampicarsi di qui, passare oltre la pianticella. Ci lasciamo cadere. Abbassa lo sguardo che non vediamo dove è. E cadi giù. È caduto. Mi è sbagliato, allora bisogna ricominciare. Bisogna risalire. No, sinistra. Giù nell'acqua. Sei morta. Sei morto. Allora. Se cadi nell'acqua sei morto. Sei il topino. Sì. Sempre guardando un po' più in basso. Ma non è una minaccia, è proprio perché muori. No, no, certo. Allora, saliamo di qui. Cioè, uccidi il topolino. Siamo di qui e che bisogna andare oltre. Adesso, come si fa? Vediamo se sale. No. Sembra, mi ricorda un po' Lara Croft. Ma leggermente. E abbassa lo sguardo perché è caduto. Come facciamo a fare? Niente, bisogna tornare indietro. No, tappare quel buco. Abbassa lo sguardo, per favore. Allora, torniamo fin qua. Andiamo su qui. Saltone. Ferma, abbassa lo sguardo un secondo. Più in basso. No, vieni indietro e guarda più in basso. Ok, lì c'è il muro. Niente. Qua non ci fa andare. L'unico modo è questo. Abbassa lo sguardo un po', vediamo che cosa c'è. Aspetta. Come si fa? Torna di qui. Dammi. No, aspetta, ho capito forse, aspetta, Salto, torniamo di qui. Ops. Sei morto. È morto! Hai ucciso il topolino! Ce la possiamo fare? Forza, il topolino, abbassa un po' lo sguardo che non vedo dove vado. Vai, sali! Ma io ho capito dove devi andare! Sì? Sì! Ma non mi fa salire di più! Dammi! Ma come si fa a scendere? Come si fa a scendere? No, ormai devi andare avanti. Allora mi buccio. Allora, prendi le scalette.
Devi saltare. Salti tu? Sì, basta lo sguardo che non lo vedo io. Ok, dammi. Vieni. Anch'io pensavo di lì, però non ci va. Che così può salire qua? Esatto, e andare di lì. Niente, riproviamo un'altra volta. Aspetta, basta un secondino. Vabbè, già metto qui. Aspetta, proviamo il tasto. Pa, forse se tu vai avanti, quando arrivi lì, ti arrampichi sopra la roccia? È quello che sto provando a fare, ma non ci riesco. Aspetta, ho capito. Capito? Su, gira, vai. Salta. Corri. Sali. Arrampicati. Vai. Bisogna, secondo me, guarda un pochino più in basso. Stop, così. Ho sbagliato. Niente, aspetta, dove siamo finiti? Giù. Arrampicati qui, topino. Insignificante topastro. Niente, risaliamo. Ma hai capito? No. Dove devi andare? Sali! Forza! Allora, di qui abbiamo detto che non ci va, con sicurezza. Perché? È un topo stupido. È un topo un po' stupido. Cioè, non riesci a saltare lì. Andiamo avanti. E questo è il punto difficile. Lui scuote la testa. L'obiettivo è arrivare là. Però come? Non si vede il mio braccio. Certo. Nella buca del tronco. Bisogna puntare, siamo sciocchi noi, eh. Buttati. No, ok. Ce l'ho fatta. Sali, salta. No, vai. Aspetta, pa, ora ho capito. Sì. Mi dici? Adesso devi saltare lì, su quel quadratino. L'hai fatto cadere. Aspetta, eh. Ho capito cosa vuoi fare. Non lo vedo, basta lo sguardo. E dove bisogna andare, credo? No. Allora, aspetta. Ma... aspetta, sposta il topolino. Mettilo più avanti. Adesso sposta la scatola. Spostala tu, tieni premuto R2 quando la prendi. E sposta la destra. Aspetta. Ancora. Ok. Adesso fai col topino. Basta, adesso muovi il topino. Ok. Sali lì. Sali. Oh, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, sali. E ce l'abbiamo fatta. Moneta! No, mappa. Perfetto. Devi andare dritto. Andiamo dritto dentro la galleria, vediamo ancora un dritto dentro. Non dritto, dritto. Allora, passa un po' lo sguardo che vediamo dove siamo. Dov'è il nostro bambino? Dovrebbe uscire da... ma non esce, dov'è il topolino? Non c'è tempo, tu non senti niente. Eccolo. Buongiorno topino. Buongiorno. Abbassa lo sguardo un po'. Guarda verso il basso.
Ora sento la musichetta. E qui c'è solo da correre verso il forte. Andiamo a vedere. Ok, adesso è solo un passaggio. Questo? Benissimo, noi siamo qui e dobbiamo entrare in quella porta lì. Non è molto invitante. Ci sono delle matite. Non lo vedo. Dove è finito il nostro pupino? Ok, allora, guarda indietro. Cosa bisognerà fare? Saltiamo su questo e non ci fa salire. Si potrà spostare qualcosa? Ho capito. Prova a aprire la porta con questo. Tira verso di te. Bingo! Entra col topino. Io avevo capito anche come si faceva ad arrivare senza aprire la porta. È l'interazione con quel cerchio magico che non mi sono abituato. Eccolo lì, fai scenderne. Vediamo. Scendo io. Chi è questo qui? Abbassa lo sguardo un po', che vediamo chi è. Dagli il tempo di arrivare, che così da lontano non si vede. Chi è sto tizio, Caio? Noi gli saltiamo davanti e lui non si considera minimamente. Ma noi lui in realtà si ferma quando gli salti addosso. Com'è allora a vedere tutto posto? Carino. Carino. Dove sono io? Allora, questo era un primo video tutorial, tra virgolette, che abbiamo fatto di Moss Adventure. Non ricordo come si chiama questo gioco. Quindi, mentre noi ci godiamo la vista, e vi garantisco che col visore la vista è assolutamente bellissima, guardate i topini che corrono qui e noi li vediamo, noi, lei li vede come se fossero... Ehi, vedete qui, vengono più in casa, fatemi entrare! Come se fossero reali, iscrivetevi al canale, condividete il video, mettete un like, scrivete, commentate e come sempre... Noi e il topino vi salutiamoci al prossimo video, ciao!